Ciao ragazze, ciao ragazzi, buondì! È sabato, ho appena finito di registrare, come appunto potete vedere, il mio cavalletto meraviglioso. Sì, quella è una scala che dovrò riportare a mia cugina perché gliel'ho completamente sfasciata e ora gliel'ho aggiustata, fortunatamente, per il mercatino e sono qui che vlogo da sola perché, logicamente, indovina un po', sono le... Oh mio Dio, ma è mezzogiorno! No, non ci credo. È mezzogiorno, ragazze. È mezzogiorno. Mancano 5 minuti a mezzogiorno. Stamattina ho vloggato un pochino poco perché appunto ho registrato il video che andrà in onda domani. Sono un po' in ritardo, però ho avuto un sacco di cose da fare. E sto con la sciarpina perché sto troppo calda. E nulla, oggi devo assolutamente fare una marea di cose come pulire casa, perché assolutamente devo pulire casa. Non credo che andremo da nessuna parte, anche perché Christian comunque arriva alle 6:30, oggi lavora parecchio. E devo preparare le cose per domani, per il mercatino, sì, anche domani andremo a fare il mercatino. E poi altro che ho scritto di là, ma non ricordo purtroppo. Quindi ecco, ci vedremo un pochino così a spezzoni oggi perché vado di fretta. Ecco, però queste cose ci tenevo a farvele vedere. Sì, sono ancora ustionata. Mamma mia, che male che mi hai fatto quel giorno comunque. E perché ho comprato un pochino di cose per farmi le unghie per Natale, barra Capodanno, quelle con la ricostruzione in gel. Ho preso queste tip, che spero vediate. Vedete, sono mezze lune e vanno incollate con la colla. Poi ci va passato questo gel che è appunto UV e io poi ho la lampada, metto sotto la lampada e mi si cristallizzano, mi si catalizzano. E poi cos'altro ho preso? Ho preso questo che volevo assolutamente provarlo, è della Pupa e sono tipo le goccine quelle di Kiko, sapete? Però ecco, non... Non so come siano, speravo che siano fighe. E poi ho preso questo, bellissimo. Questo è veramente la fine del mondo. La L'Oreal comunque ogni anno verso Natale butta fuori qualche glitter figo. Questi qua sono dorati. Non fate caso alle mie unghie, sono distrutte. Devo fare assolutamente la manicure, mamma mia. Sì, ecco appunto, qui ho provato lo smalto, ora vi faccio vedere bene. Non so se riuscite, ecco. Ma giusto una passata, eh. Sono questi glitterini così. E poi mia madre mi ha regalato questo bellissimo smalto dorato, che è veramente la fine del mondo. Quindi la mia idea qual è? È quella di fare la ricostruzione, mettere, no, scusate, mettere questo qua dorato, metterci sopra i brillantini e asciugarli con questo. Poi magari se riesco vi faccio vedere il risultato finale. Però siccome queste unghie sono scomodissime dopo, e lo so, cerco di fare tutto quello che devo fare per Natale. Prima! Quindi, insomma, vediamo come verranno. Non le faccio oggi, logicamente, le farò poi. Lavastoviglie time! Oh mio Dio! Devo svuotare assolutamente tutta questa roba. Sì. Ah, forse è meglio se tiro fuori prima quelli sotto. Oplala! Io odio questa cosa. Vedete questa cosa? Non so se riuscite. C'è l'acqua, praticamente. E odio profondamente questa cosa. Ogni volta che lavo il frullatore mi rimane l'acqua. Ditemi se avete un, non so, un metodo, qualcosa. Perché se lo metto girato si riempie proprio completamente. Se invece lo lascio così, comunque c'è l'acqua. Quindi me li devo sempre un pochino asciugare, sti piatti. Mamma mia. E vabbè, ora svuoto la lavastoviglie, va. Oggi pranzetto in solitario per cambiare. È una cosa abbastanza leggera perché dovete sapere che ieri sera ho fatto le polpette di ceci, però ci ho messo qualche pezzettino di gambero dentro, perché per il 26 voglio fare quelle e le ho congelate, ma ne ho fatte un pochino di più così oggi, sapendo di essere da sola, no, non dovevo farmi il pranzo e eccole qua. Sono queste qua. Sì, mangio qui davanti al computer, nel frattempo monto i video e sono queste. Ci ho messo anche i semi di chia sopra. E le vedete un po' più rosse perché ci ho messo più paprika del solito e con il cavolo cappuccio che ancora persiste, non finisce più questo cavolo cappuccio. Saranno giorni che mangio cavolo cappuccio, non finisce più, ne ho preso uno, non lo prenderò mai più, ma è buonissimo, ma veramente non riesco a terminarlo.
Cioè, poi Christian non gli piace, quindi no, non ce la posso fare. Ragazze, sono appena andata a fare la spesa. No, no, sarà capito, dai. E niente, ho registrato le favole. Sì, sono quella matta che il mercoledì vi registra le favole. Non so se sia una cosa che piace a tutti, però, boh, non so, a me piace farlo. È una cosa diversa, forse, come tutte le cose diverse, un attimo. All'inizio magari, boh, non lo so, crea un po' di pareri discordanti. Però a me piace leggere le favole, piace raccontarle. Secondo me non è solo una rubrica per bambini, non so, mi piacciono un casino queste favole. Ne ho registrate ben due anche perché poi appunto non avrò il tempo di... Non riesco più a parlare di quanto ho letto. Non avrò più il tempo di farlo in queste settimane, quindi lo faccio oggi. Ora mi vado a togliere tutta questa cosa perché ho il terrore che arrivi qualcuno e non posso aprire di certo in queste condizioni. Direi di no. Allora, scusate se è buio. Aspettate, ecco. Scusate, rossetto rosso, i capelli un po' fatti alla cat, ma praticamente residui di prima. Mi devo struccare. Volevo farvi vedere questi cuscini per l'esattezza. Ora non so cosa vedrete. Allora, questi cuscini qua, che finalmente mi sono arrivati, tipo che li ho aspettati 200.000 anni, l'ho ordinati che non era nemmeno dicembre e mi sono arrivati tipo, boh, una settimana fa nemmeno. Mi piacciono tantissimo! Volevo due cuscini un pochino così, come si dice? Natalizi, ma anche invernali, secondo me, non per forza natalizi. E alla fine ho scelto questi qua. E poi vi faccio vedere un'altra cosa fichissima, ma mi sa che devo spegnere la luce per farvi vedere questa. Praticamente è questa composizione che ho fatto sempre io. Aspettate, ma vi spengo la luce e vi accendo questa qua. Vabbè, non si vede niente, comunque secondo me è bellissima perché praticamente è la candela rossa che volendo può essere accesa. E quella sotto che fa le lucine è una ghirlanda di quelle che insomma sono le solite lucine e io le ho messe sotto, adesso ve la accendo di nuovo così vi faccio vedere. Ecco, forse così la vedete meglio di chissà quale modo. E praticamente cosa ho fatto? Vi dicevo, ho preso quelle ghirlande piene di lucine, e in questo caso le ho prese da Maison du Monde e queste sono proprio di vetro. L'ho appiccicate sotto con lo scotch, ci ho messo sopra, vedete, i ceci, così ho coperto, e poi ci ho aggiunto tutte le altre decorazioni. Trovo che sia un'idea un po' carina. Potete anche usarlo come centrotavola, secondo me, tipo una cena a lume di candela. Non so, mi è piaciuta come idea. Che dite? Sono tutta matta. Ne sono consapevole, ne sono consapevole. E nulla, adesso devo assolutamente finire di pulire casa, fare le lavatrici, cambiare le lenzuola e tutto ciò lo devo fare oggi perché domani assolutamente non ci sarò mai a casa, quindi devo assolutamente farlo oggi, devo farlo adesso, ora, ma sto qui a parlare con voi perché mi voglio riposare un attimo. Veramente, mi riposerò anche il braccio. Mi sono messa questo di Christian perché ho troppo freddo. E non posso accendere il camino perché devo pulire il camino. Tra l'altro, ecco appunto, devo pulire il camino. E sì, potrei accendere i termosifoni, però li volevo accendere più tardi perché comunque li volevo accendere più tardi così insomma ammortizziamo un po' i costi perché termosifoni, il gas, perché qui non c'è il metano, c'è il gas, costa troppo, costa assolutamente troppo. E ci vediamo dopo. Pulito! Ho fatto un bel lavoretto, eh? Mamma mia, io odio pulire il camino, specialmente il vetro, ma per fortuna. Ora vi faccio vedere un prodotto assolutamente, insomma, la fine del mondo per chi ha il camino e non sa come pulire il vetro. Questo qua è qualcosa, è della marca Diabolina, credo. E si chiama Super Vetro, è fatto così, è fenomenale. Senza di questo io non riuscirei mai a pulire quel camino.
fare in questo vlog. Cioè? Tu e la tua tisana. Io la mia tisana, qual è? Quale hai preso delle due? Quale hai preso? Io ne ho fatte vedere due, qual è? Dopo pasto. Bravo. E noi vi salutiamo. A domani. Ciao a tutti. Bevo la bella tisana. Ciao. Partiti. Facci vedere la tua abilità nella nettezza urbana. Vediamo, sta arrivando, aspettate che così non vedete. Eccola. Certe esperienze di vita così difficili. Lui ha questa attitudine con i sacchi dell'immondizia, è veramente un, come dire, feticismo. Un feticismo. È la fatidica ora, il fatidico orario. Sì, è l'orario della fame, l'orario del pranzo. Cosa c'hai? La pizza? Ah, tu c'hai la pizza, vero? Uh-huh. Io no, io oggi kiwi, banana e melone. Thank you.
sono tornata a casa e nulla, è andata anche stavolta, l'ultima bancarella per fortuna, sono un po' stanca e sì, sto guardando se mi sto riprendendo. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, spero che vi siate divertite, che vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!